tutto, grazie. E allora, l'emozione, un'emozione particolare è vedere salire le scale a due di Gaetano Seminatore del municipio e vedere la porta della presidenza aperta, ma cioè allargare le braccia e dire ah, finalmente. Allora, a differenza di prima, le porte sono veramente chiuse, cioè abbiamo fatto anche la campagna elettorale e ogni volta che facciamo qualche dibattito, anche in televisione, Gaetano diceva: io nel caso dovessi diventare presidente del municipio, la porta la butto giù. Allora, appena entrato, ho detto: non hai avuto bisogno di buttare giù la porta perché era aperta, e quindi è stata una bellissima emozione. È stata una bellissima emozione non solo per me, ma per tutti. Siamo riusciti a fare un capolavoro, un capolavoro. E durante la festa, questa mia frase, siamo riusciti a fare un capolavoro, questa è l'ultima battuta, poi andiamo alle cose serie. C'è una ragazza che non è iscritta al PD, che ha partecipato al comitato e via dicendo, mi guarda e fa: certo, sentirlo dire da uno del PD, abbiamo fatto un capolavoro e non abbiamo sbagliato niente. Ci siamo presi un bel po' di soddisfazione, e la soddisfazione più bella è quella di vedere rinascere il sorriso di alcuni dipendenti, di alcuni lavoratori, di alcune lavoratrici del municipio. E appena entrato ho scritto una lettera a tutti i dipendenti chiedendogli massima collaborazione, nello stesso tempo auspicando un cambiamento vero all'interno, anche e soprattutto all'interno di quelle quattro mura. La situazione è drammatica, perché è drammatica, abbiamo non un buco, però una mancata programmazione dei servizi sociali rispetto ai quali già ci siamo messi al lavoro. Da qui a settembre mancano alle casse, nelle casse del municipio 1.300.000 euro per la copertura finanziaria di tutti i servizi fondamentali del sociale. Quindi già quando i giornalisti domandano che cosa farai i primi 100 giorni, io dico: non i primi 100 giorni, i primi 20 devo trovare questi soldi. Sono tutti servizi legati alla persona e servizi per i quali le persone non possono prescindere, quindi noi questo obiettivo ce lo dobbiamo prendere per forza. E dopodiché invece la situazione all'interno del municipio è proprio drammatica, perché negli anni un po' di dipendenti, forse anche quasi sicuramente quelli bravi, quelli un po' più slegati da alcune logiche, sono andati quasi tutti via, i dirigenti altrettanto. Quindi noi abbiamo il direttore, che è quello che ha potere di firma, dopodiché hanno i dirigenti, non c'è nessun tipo di dirigente, quindi dirigente UOSEX, che è quello del sociale, l'UOT l'abbiamo ad interim con un altro municipio, e poi c'è quello dell'UOA, che è quello del commercio, e anche questo non esiste. E dopodiché sotto a cascata ci sono anche gli altri dipendenti che fanno una gran fatica, poi tra l'altro quelli che ci sono fanno una gran fatica, perché ovviamente non hanno nessun tipo di direzione se non quella del lavoro quotidiano, che non è programmato, non è in qualche modo diretto dai dirigenti. Quindi questa è la situazione. Noi abbiamo, come abbiamo detto prima, abbiamo fatto un capolavoro, e io non smetterò mai di ringraziare questa sezione, Gaetano, Nicolò, i compagni, le compagne di questa sezione, perché il giorno dopo il ballottaggio ci siamo incontrati e mi hanno detto: che cosa dobbiamo fare? E non c'è stato nessun tipo di trattativa, anche se sono molto lontano da ogni tipo di trattativa io, ma in questo caso non abbiamo neanche dovuto iniziare la trattativa, perché c'è stata da parte vostra e da parte dei compagni e delle compagne una piena apertura e una completa disposizione rispetto a questa cosa. Questo in politica succede poco, succede molto poco, e quanto più non succeda, tanto più la politica viene fatta male. Quindi noi siamo riusciti nel capolavoro di essere uniti, forse anche al primo turno, perché ci siamo rispettati, e siamo riusciti nel capolavoro di essere uniti al ballottaggio
hanno votato poche persone, il nostro obiettivo è quello di coinvolgere altre persone, hanno votato meno persone di tutta Roma, però non ci dobbiamo dimenticare che dal primo al secondo turno abbiamo recuperato 8.347 voti, che non è che sono pochi. E il 15%, perché io ero distaccato da Gianni Giacomì del 15%, quindi hanno votato poche persone, ma quelle che sono riandate a votare sono andate a votare convintamente, perché abbiamo fatto una, per la prima volta, e tutti questo, siamo riusciti ad intaccare quello che è il voto d'opinione, contro il voto clientelare persona per persona, per la prima volta, con la fortuna di non avere, cioè di avere meno votanti, perché evidentemente anche in questo municipio la politica è così lontana da quelli che sono gli interessi collettivi che noi abbiamo un compito in più. Io e insieme alla squadra, insieme ai consiglieri e alla maggioranza, ho il compito di amministrare bene, di amministrare molto meglio di quanto l'abbiano fatto per 22 anni, e abbiamo anche l'obiettivo, non solo, lo dico sempre, non è l'obiettivo quello di rivincere fra 5 anni, ma è quello di normalizzare una situazione che non era normale, è di mettere a posto una situazione che era indecorosa, indecente, perché è di questo che si tratta, e di assicurare all'amministrazione municipale, a questo territorio, una istituzione normale, normale, concreta, che guarda i bisogni dei cittadini, che ha l'obiettivo di governare tutte quelle situazioni di cui i cittadini hanno bisogno. E il compito è difficilissimo, nonostante questo io non ho bisogno e non ho l'esigenza solo di avere accanto a me la maggioranza e le persone che abbiamo scelto per la giunta, ma ho bisogno di tutti, come ne ho avuto bisogno in campagna elettorale. Io in questo momento ho bisogno di quelle persone che stanno fuori, di persone che stanno fuori, che so che siano come quelle dentro, oneste, che non chiedono nulla se non che cosa possiamo fare per gli altri, e soprattutto che si curino non solo di loro stessi, ma anche di un'intera comunità. Quindi da questo punto di vista sono sicuro che qui questi principi e queste qualità io le ritroverò sempre, e poi naturalmente sono andato d'accordo, io sono contentissimo anche di litigare, perché a me piace molto. Lo so. Quindi noi naturalmente, io in campagna elettorale non mi sono mai sentito solo, e vorrei in questi 5 anni neanche sentirmi solo neanche in questi 5 anni. Da questo punto di vista sono molto più sicuro in alcuni ambienti come questo, in me meno sicuro in altri, dove già hanno incominciato a fare delle micro opposizioni, delle opposizioni sterili. L'altro giorno per esempio hanno lasciato aperto il rubinetto dell'acqua dell'ufficio anagrafico di Ponte Milvio, abbiamo allagato tutto il mercato, dopodiché non si trovano, io non ho nessuna carta all'interno del municipio, cioè io ho trovato veramente 4 mura vuote, cioè non c'è stato nessun passaggio di consegna. E non c'è stato nessun, a parte lo stile di non alzarsi durante il primo consiglio dell'ex presidente Giacomini, ma questo, io non ho avuto nessun passaggio di consegna, neanche la fascia, cioè io non ho ritrovato neanche la fascia. Se è portata a casa, non ho dal punto di vista istituzionale nessun passaggio di consegna, vuol dire che io, nel caso domani mi dovesse scrivere i vigili del fuoco per una questione particolare, io non ho nessuna risposta. E non è naturalmente, questo fa vedere, dimostra quanto ci sia l'incapacità di capire l'istituzione, perché non è una garanzia per me che non c'era, ma è una garanzia per chi c'era prima, e dall'altra parte una garanzia per i cittadini del municipio, e questo non è stato fatto assolutamente. Ora abbiamo dedicato la prima tranche a mettere a posto alcune cose
insomma, molto pratiche, la seconda di fare la giunta, la terza faremo, questa settimana mi dedicherò completamente, a parte le emergenze che arrivano in continuazione, però all'assetto del personale, quindi a tutte, al recupero dei dirigenti che ci sono, che mancano in municipio, perché le deleghe del personale, dell'ambiente e del bilancio sono tutte cosette particolari, me le sono tenute, e quindi questa settimana, poi dopodiché continueremo a chiedere i fondi del sociale. Noi abbiamo l'obiettivo di puntare molto sulle politiche sociali. La parte preponderante del bilancio municipale è quello legato al sociale. Noi in campagna elettorale, su questo eravamo d'accordo io e Gaetano, eravamo d'accordo nel dire che un municipio dignitoso è quel municipio che guarda i più deboli e riesce in qualche modo a sanare le difficoltà che ci sono nel territorio. Quindi noi da questo punto di vista confermiamo il fatto che, indipendentemente dal buco, da qui a 6 mesi copriremo tutta l'assistenza dei bambini disabili nelle scuole, che prima non era coperta completamente. E non perché l'abbiamo detto in campagna elettorale, ma perché ci crediamo. Dopodiché razionalizzeremo tutte le spese delle politiche sociali, che in questi anni erano tutto tranne che razionali. Il piano regolatore sociale deve essere un piano regolatore aperto ai cittadini, e i tavoli dei bisogni devono essere aperti puntualmente, non solo per la composizione del piano regolatore sociale, ma anche e soprattutto dei tavoli mensili, che riescano a misurare quali sono i servizi del municipio. E abbiamo bisogno delle persone fuori, quindi quanto più noi saremo in grado di coinvolgere quelle persone, non solo che ci hanno votato, ma che ci tendono la mano e che ci chiedono non un aiuto personale, ma un aiuto anche e soprattutto per chi gli sta vicino, noi non solo avremmo vinto, ma avremmo continuato a fare un capolavoro. Buon lavoro a tutti e grazie dell'attenzione.